Ciao a tutte ragazze e ragazzi. Allora, se mi vedete un po' strana è perché sto indossando delle lenti a contatto e guardate il video su, vi lascio il link qua, guardate il video su tutte le mie ultime collaborazioni che ho fatto nell'ultimo periodo, da lì capirete tutto. Ecco, comunque sì, mi vedete un po' strana perché sto indossando delle lenti a contatto. Allora, questo è un video un po' particolare, penso sarà anche un po' difficile da fare. E vi ho già accennato qualcosa nel video che vi ho linkato qua sulle collaborazioni. C'è stato un momento in cui vi ho accennato qualcosa e vi ho detto che naturalmente ve ne avrei parlato poi in questo video qua, che avevo intenzione di fare già da un po', anche perché me l'avete richiesto in tanti video sui miei tatuaggi. E niente, allora diciamo che io sono stata sempre una ragazza che sì, sono sempre piaciuti molto i tatuaggi, ho sempre avuto tante idee. Ancora adesso ne ho tante mi piacciono molto i tatuaggi, ma penso che ogni tatuaggio debba un po' rappresentare qualcosa, cioè farsi un tatuaggio giusto perché mi piace il disegno. No, ecco, ogni mio tatuaggio ha un significato particolare, un significato importante e che so che anche quando andrò avanti nella vita avrà sempre un significato, perché esisterà per sempre quella cosa, ecco. Ad esempio, ce ne sono d'accordo sui tatuaggi fatti insieme ai fidanzati, fatti insieme alle amiche, identici, perché sono cose che non si sa mai se dureranno per sempre. E visto che un tatuaggio è per sempre, bisogna essere convinti che quella cosa che ci si è data durerà per sempre. Ecco. E quindi partiamo da questo presupposto. Ogni mio tatuaggio ha un significato e un significato che durerà sempre nella vita. Quindi so che non me ne pentirò mai. E ogni tatuaggio che mi vorrò fare, che mi voglio fare, so che è perché avrà sempre significato nella mia vita, anche quando avrò 70 anni. E ho aspettato un po' prima di farli, anche perché i miei genitori non erano d'accordo. Dicevano, quando avrai 18 anni farai tutto quello che vuoi, e quindi prima no. E per fortuna, perché quando avevo meno di 18 anni avevo in mente idee di tatuaggi che molto probabilmente adesso me ne sarei anche pentita. Oh, insomma, e sapete, no, quelle idee che si hanno, no, le amiche. Quindi è andata meglio così. E il primo tatuaggio l'ho fatto l'anno scorso, quindi avevo 20 anni, ed è questo qua. Insomma, non fate caso di suocera, perché ho registrato un video prima, quale, cioè, appunto, è il video che vi ho linkato qua sopra, l'ho registrato prima di questo, quindi è per quello che magari mi vedete uguale o comunque vedete suocera, cosa è. Questo qua è il primo tatuaggio che ho fatto. C'è scritto, come vedete, by your side, che in inglese sapete che your può essere inteso sia come il tu che come il voi, no? Quindi come al tuo o al vostro fianco. E questo qua è un tatuaggio che ho fatto per i miei genitori. Appunto perché penso che io sarò sempre al loro fianco, quindi al vostro fianco, inteso come io, per tutta la vita essere al loro fianco, e loro saranno per tutta la vita mio, quindi inteso come loro al tuo fianco, ecco, come se io lo dicessi a loro, loro lo dicessero a me. E quindi mi sono andata carina. E poi questa frase qua, sapete che anche per chi è fan, è il titolo di una canzone di Tokyo Hotel, ed è una canzone che per me ha sempre significato tanto. Ha sempre avuto un significato. Il testo, ecco. Ce la farò? Ce la farò. Il testo della canzone ha sempre significato tanto. È sempre stata una delle mie canzoni preferite, con il testo che più sento mio. E quindi ho deciso di mettere insieme tante cose e quindi ho deciso di realizzare. Ecco, vabbè, perdonatemi, questo video sarà così, ma perché, come vi ho già accennato, sto passando un periodo un po' così e quindi sarà un po' difficile da fare questo video. E che poi voi potete dire, potete aspettare un po' a fare questo video, perché lo fai adesso? Comunque stai passando un periodo, adesso voi non sapete esattamente cosa, però sto passando un periodo un po' difficile, quindi ogni cosa per me è motivo di pianto e voi potete dire, perché lo stai facendo adesso? Non so, mi sto dicendo che dovessi a fare video sui tatuaggi. E quindi niente, ci tenevo a farlo, anche perché era tanto che lo dovevo fare. E niente, questo qua è il primo tatuaggio, appunto. Ho messo insieme i miei genitori, ho messo insieme anche i tuoi fratelli, che sono parte per me, per quanto possa sembrare banale, sono parte per me importante della mia vita. È difficile da capire come cosa. C'è chi mi può capire, c'è chi mi può prendere per pazza, per una bambina cretina, però
Sì, mi capisce, capisci. Ok, questo è il primo tatuaggio. Il secondo che ho fatto, l'ho fatto 2 mesi dopo questo. Questo qua l'ho fatto a maggio dell'anno scorso. 2 mesi dopo ho fatto questo. E vabbè, chi mi segue da tempo lo sa, questo è un semplice cuore. E l'ho fatto, l'avevamo deciso di fare, visto che io ho una cugina che abita in Spagna, dalla parte di mia mamma, e ci vediamo poco, molto poco. E io avevo deciso che, visto che questa mia cugina ha compiuto 18 anni, è diventata maggiorenne e tutto, ho detto, vabbè, è il momento giusto per iniziare, per fare in modo che inizi a prendere le mie decisioni, no? E prima che venisse qua, mi era venuta in mente l'idea di farci un tatuaggio tutti insieme, tutti e 4 cugini, perché siamo 4 cugini dalla parte di mia mamma. E quindi avevo creato questo gruppo su WhatsApp, mi era venuta in mente questa idea, ho detto, decidiamo un disegno che piaccia a tutte e 4, siamo 3 femmine in un bosco, che piaccia a tutte e 4 e così ce lo facciamo tutti e 4. Eravamo tutti e 4 convinti. Io avevo pensato ad un semplice cuore, perché è una cosa semplice ma che racchiude tanto significato. E essendo comunque distanti, essendo persone, cioè essendo 4 cugini non si vedono, oddio, in 3 sì, però lei è lontana e quindi non ci vediamo spesso tutti insieme, il cuore rappresenta un po' tutto, rappresenta l'amore, rappresenta la passione, rappresenta, può essere amore inteso come 2 fidanzati, come tra parenti, come tra genitori e figli, insomma, no? E quindi mi è sembrato il simbolo un po' più semplice e più che racchiudesse più significato. Eravamo tutti d'accordo, tranne il mio cugino che ha detto, no vabbè, io ho un cuore da solo, essendo un maschio magari non me lo faccio. E lui ha in mente diversi tatuaggi, se voleva fare questo teschio messicano, ho detto, quando farò questo teschio messicano inserirò all'interno di esso questo cuore, così almeno ce l'ho anch'io. Quindi siamo andati a farlo solamente noi 3 femmine, e lui se lo farà poi in un secondo momento quando deciderà di farsi questa cosa, perché ovviamente ci ho pensato anch'io, per un maschio magari un cuore così non è più il massimo. E, però insomma è andata così e ci siamo fatti questo cuore. Ognuna delle 3 si è fatta in un posto diverso, io l'ho fatto qua, mia cugina della Spagna l'ha fatto qua e mia cugina Valentina invece l'ha fatto qua dietro il collo. E niente, quindi questo cuore qua rappresenta appunto l'amore tra di noi, perché siamo distanti. Poi questo l'ho fatto appunto luglio dell'anno scorso, maggio di quest'anno, quindi circa un anno dopo, ne ho fatti altri 2, tutti e 2 lo stesso giorno. Mi sono 2 tatuaggi che invece rappresentano me, rappresentano me stessa. E mentre questi 2 li ho fatti per altre persone, cioè hanno un significato inteso verso altre persone, questi altri 2 tatuaggi li ho fatti invece per me, per il mio carattere, per il mio animo, per le mie caratteristiche principali, che per chi mi conosce sanno che questi 2 tatuaggi sono azzeccatissimi. Il primo è questo, e c'è scritto Dreamer, che vuol dire sognatrice, sognatore. Io ho un animo molto sognatore, molto, chi mi conosce lo sa. Ho voluto scegliere questo carattere, ma i caratteri che ho scelto per le 3 scritte, perché poi questo l'altro tatuaggio è comunque una scritta, sono caratteri che ho preso dal sito Da Font, che è il sito che utilizzano penso quasi tutti i tatuatori. Ho scelto appunto il carattere da lì e poi da lì me l'hanno fatto, insomma, ho scelto il nome del carattere e da lì l'hanno stampato e tutto. E volevo un carattere stile macchina da scrivere, volevo proprio la battitura della macchina da scrivere, quindi questi caratteri un po' tipo stampatelo minuscolo, ma che le lettere sono tan. E quindi niente, per questo è questa la ragione di questo carattere, un po' così, che non piace a tutti, ma che a me piaceva tantissimo. E me l'ero immaginato così, insomma, questo tatuaggio. E appunto la scritta Dreamer, io sono molto sognatrice, sono sempre stata sognatrice fin da bambina, ho sempre sognato, ho sempre viaggiato con la mia mente, quando ero da sola mi creavo un mondo tutto mio. È un discorso un po' difficile da fare, molto probabilmente adesso non riesco neanche a fare, perché se iniziassi a farlo non so se riuscirei a finire, quindi per questo non entrare troppo nel dettaglio. Però magari capitava che ne so, d'estate, passavo l'estate a casa da sola e mi creavo un mondo tutto mio, tutto che era all'interno della mia testa, ma io vivevo secondo quel mondo. È difficile da capire, magari non tutti mi capiranno, perché magari chi non è sognatrice, chi pensa che i sogni non siano realtà, ecco, magari non mi capisce, però so che in mezzo a voi ci sono persone che mi stanno capendo cosa intendo. Vivevo proprio, cioè come se adesso fossi qua, ma stessi vivendo nel mondo della mia testa, e quindi capitava che parlassi con le persone che facevano parte di quel mio mondo, e quindi che parlassi da sola, e non me ne vergogno a dirlo, ed è una cosa che poi ho un po' perso, e mi dispiace,
ho un po' perso da quando magari ho iniziato ad avere il primo fidanzato, ho iniziato un po' a perdere questo mio mondo, però è sempre stato lì, e lo so che è lì nella mia testa. Devo solo tirarlo fuori, ma quando ne ho voglia, quando magari voglio rifugiarmi in un posto, mi rifugio lì, nel mio mondo perfetto, che ho tutto all'interno della mia testa, da tanti anni, da quando ero piccola. E ogni volta all'interno di quel mondo facevano parte persone diverse, in base al periodo, in base a chi meritava di farne parte, ecco. E niente, quindi questo tatuaggio qua mi rappresenta veramente tanto, 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 tanto. Niente, io spero di avermi fatto capire più o meno quello che intendo, lo spero veramente. Spero anche che, magari perché mi conosce da poco, insomma, questo video qua serve anche un po' per farmi conoscere da chi mi conosce da poco e capisci un po' il carattere di una persona, no? E niente, questo. Sì, spero di avermelo spiegato al meglio. E poi io comunque penso sempre che io sono sempre, ogni cosa, sono lì e dico, ma chissà se un giorno. Io penso, e questo adesso, questo tatuaggio qua si collega al secondo, penso che tutto sia possibile nella vita. È sempre stato il mio motto. Ogni persona ha dei sogni. Sogni che per alcuni possono sembrare impossibili, ma che per me non lo sono. Ora come ora viviamo in un'epoca in cui tante cose che prima magari sembravano impossibili adesso non lo sono più. Stanno inventando tante cose, tante tecnologie, tantissime cose per fare in modo che anche una cosa impossibile possa diventare possibile. E a questo si collega il mio quarto tatuaggio, che è questo. E che everything is possible, e quindi tutto è possibile. L'ho fatto qua sul costato. Spero sia anche a fuoco, perché dopo non vedo benissimo se è a fuoco o no. Appunto, questo è il mio motto della vita, è sempre stato il mio motto nella vita e lo sarà sempre, sempre. Per me non è vero che alcune cose sono impossibili nella vita. Dipende da te se lo desideri davvero. Se una cosa la desideri davvero, ma con tutto il tuo cuore, quella cosa si avvererà. E troverai ogni modo per di farla avvenire, perché ci credi e perché vuoi che sia in realtà. E io ne ho la prova, perché ho avuto un'esperienza, insomma, ne ho avute di diverse esperienze, ma ho avuto un'esperienza particolare che mi ha fatto credere che tutto fosse possibile, quindi ci credo davvero. Mentre prima era una cosa che sì, è un motto che ho, perché però quando lo provi veramente sulla tua pelle e realizzi che veramente tutto è possibile, allora sì. Ci credi poi veramente anche con il cuore, nella testa e tutto. Niente, questi sono i miei quattro tatuaggi che ho, sono pari, lo so. Ah, tutti mi dite, ho fatto male sul costato. Oddio, sì, è stato il male, è stato il posto in cui ho fatto proprio male, ma credetemi, io questi tre tatuaggi qua non li ho proprio sentiti. Soprattutto questo e questo. Questo che è un'altra zona che fa un pochettino male, ma è un male sopportabilissimo. Ecco, sopportabilissimo, non credete che sia un male. Dio, 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 no, no, basta, ecco no. E questo, diciamo, quello sul costato è stato quello, se proprio devo scegliere tra i quattro, è stato quello che ho sentito di più. Più che altro è una sensazione strana, perché avendo questa macchinetta così, mi sentivo come se anche tipo l'intestino, lo stomaco vibrassero all'interno del mio corpo. Sì, qua praticamente ti sembra come se ti stessero un po' toccando le ossa, ti stessero un po' segando le ossa. E un pochettino di più. Però sopportabile, cioè non morite, insomma, tutti sono sopravvissuti e no. Poi vabbè, magari ci sono i 2 giorni seguenti in cui la parte è un po' indolenzita, perché è come se avesse una ferita, però niente di che. Io, se devo essere sincera, se avessi fatto un tatuaggio magari un po' più grosso, sì, non sarei resistita magari in una sola seduta, però questo è durato, cioè ci ha messo veramente 10 minuti per farmela questa scritta e 10 minuti di sopporti, perché se devi sopportare magari mezz'ora, un'ora è un pochettino più complicato in questa zona qua, però per una scrittina così, insomma, chi se ne frega, poi il risultato è quello che conta. E, nel caso ve lo state chiedendo, io sono andata da un tatuatore qua vicino dove abito io, in Piemonte, a Biella, provincia Entro Biella, non so se voi conoscete questo posto, comunque a Biella, e i contatti del tatuatore ve lo lascio qua sotto nell'info box, perché mi sembra giusto farlo, magari c'è qualcuno della zona che è interessato, vi lascio sotto i contatti. E niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacio, scusatemi per il momento di crisi, ma sto passando un periodo, come vi ho detto, un po' difficile, ma passerà, tutto passerà. E
E su Vodafone essere riuscita a meno registrare dei video perché mi andava di creare un altro momento di parola sul canale. Niente, noi ci vediamo al prossimo video e vi rimando di un altro bacio. Fatemi sapere anche voi questo se avete dei tatuaggi e Massimo postatemi sulla mia pagina Facebook, sono curiosa di vederli. Comunque trovate il link sotto nella mia pagina Facebook. Ciao ragazze, o magari cercatemi su Instagram, vedete voi.